Quaderni dell'Alpago vi dà il benvenuto a questo nuovo appuntamento. Il progetto Un chilometro al giorno, voluto dalla Regione Veneto per promuovere stili di vita sani e attivi, ha trovato casa anche in Comune di Alpago. Sabato 3 dicembre l'inaugurazione del percorso individuato dall'amministrazione, che va dal ponte sul torrente Tesa a Farra d'Alpago fino ai campi sportivi di Puos, per dare seguito all'iniziativa regionale. Un'iniziativa del genere in collaborazione con l'URSS 1 Dolomiti non era che da portare qui nel nostro territorio. Sono già tanti i comuni in provincia che hanno portato questo chilometro della salute, ma noi abbiamo voluto anche noi partecipare perché un'iniziativa del genere che vede trasmettere questi importanti passi per quanto riguarda il benessere del cittadino sono sicuramente strategie che sono utili alla tutta la comunità. Tanto più che in Comune di Alpago percorsi di questo tipo non mancano di sicuro. Esatto, qua in Alpago trovare un chilometro è stato semplice, però questo chilometro prende valore perché in questo chilometro c'è la possibilità, attraverso i QR code che ci sono nelle tabelline, di vedere anche nuovi consigli per quanto riguarda la salute e anche poi avere lo stimolo in più per fare dell'attività fisica, soprattutto in questo periodo in cui magari fa freddo e diventa più difficile uscire. Non solo il Comune di Alpago, anche certe associazioni vi hanno dato una mano. Assolutamente sì, anzi direi che hanno fatto più o meno tutto loro le associazioni, perché il CAI Alpago, la Consulta Giovani e il Calcio Alpago hanno contribuito alla realizzazione di questo tratto e soprattutto hanno contribuito alla realizzazione della giornata inaugurale, dove siamo partiti da qui, che era la partenza, e siamo arrivati fino a Puos. Poi lì abbiamo fatto un piccolo rinfresco, ecco così, per stare in compagnia, per poi iniziare il primo gruppo di cammino organizzato dal CAI Alpago. Un'iniziativa, quella del gruppo di cammino, che non si esaurisce il giorno dell'inaugurazione. Esatto, abbiamo avuto un forte riscontro da parte dei partecipanti ed è per questo che vogliamo portarlo nel nostro territorio. Pensavamo di iniziare il prossimo anno con la programmazione di 6-7 uscite per vedere se c'è riscontro da parte dei cittadini, perché questo modo di stare insieme e di condividere l'attività fisica piace, è introdotto già in tanti comuni e vogliamo portarlo anche noi qui in Alpago. È in corso di svolgimento e sta riscuotendo numerosi consensi il ciclo di appuntamenti Restart Alpago. Musica, cucina, ma anche riflessioni su tematiche come la disabilità e l'inclusione sono alcune delle componenti di una manifestazione voluta dalle tre amministrazioni della Conca, Chies, Tambre e Alpago, con il coordinamento dell'Unione Montana e la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Dopo il concerto tributo a Vasco Rossi a Chies del 19 novembre, Tambre ha ospitato nel secondo dei cinque appuntamenti in programma il capitano della Nazionale Italiana di Rugby in Carrozzina, Davide Giozzet. La palestra del plesso scolastico ha visto un pubblico numeroso ed attento, fra cui erano presenti i giocatori della prima squadra del rugby Alpago, ascoltare la storia di Davide e quella del suo compagno di squadra Nicolò Toscano. Storie fatte di avversità, ma soprattutto di rinascita. Ma ho raccontato un po' della mia storia. L'incidente ha un po' segnato una ripartenza su quello che era stata la mia vita e quindi ho portato la mia testimonianza perché i giovani capiscono che comunque davanti a una difficoltà non ci si deve fermare, ma ci sono mille opportunità per andare avanti, per trovare nuovi stimoli e quindi nuove strade da ripercorrere perché la vita sia assolutamente attiva e poi anche piena di soddisfazioni e anche di risultati, nel mio caso, sportivi importanti. Una carriera sportiva variegata, quella di Davide, costellata di successi sia nell'handbike che nel rugby. Sì, no, è vero, io sono una persona curiosa, quindi come era giusto che fosse, ho provato vari sport e vari sport che mi hanno dato tanto. I risultati sono stati importanti, è vero, però l'aspetto più importante è che ho una vita attiva, una vita sociale, e quello che dico sempre a tutti, io ho trovato nello sport quello stimolo che ha fatto sì che la mia vita prendesse un certo tipo di,
di dimensione e cose, però oltre allo sport c'è il lavoro, ci sono mille cose. L'importante è non arrendersi, perché dietro ad ogni difficoltà si può uscire, si possono trovare tutte quelle soluzioni che ti portano assolutamente a vivere appieno la propria vita. Davide non si è accontentato dei risultati personali. Da anni infatti dedica molto del suo tempo all'associazione ASSI, con lo scopo di aiutare le persone con disabilità a migliorare il loro benessere e la loro autonomia attraverso attività sociali e sportive. Sì, questa è la parte, quella secondo me, al di là dei risultati sportivi, più importante, perché vedo che dare un sorriso, dare un'opportunità a quelle persone che sono meno fortunate di noi è la cosa più importante. Noi lo diamo dando la nostra testimonianza, che è quella di chi, che di fronte a una difficoltà si può ripartire e si possono trovare delle soluzioni. È giusto dare questa opportunità a tutti, anche a quelle persone che purtroppo hanno disabilità tali che non gli permettono di essere così autonomi. Quindi l'autonomia noi cerchiamo di darla anche attraverso tutti quegli aiuti che possiamo dare a queste persone, perché abbiano davvero davanti a loro una vita che sia il più sereno possibile. Negli ultimi anni lo sport paralimpico si è guadagnato sempre maggiore attenzione da parte dei media e del grande pubblico, contribuendo ad abbattere le barriere culturali affinché le persone disabili che praticano sport siano considerati atleti a tutti gli effetti. Eh sì, diciamo che da Londra 2012, secondo me, quando la televisione ha portato nelle case di tutti le Paralimpiadi, che fino ad allora erano viste in modo molto marginale, ha fatto sì che insomma si conoscesse un ambiente, un mondo che era fino allora un po' sconosciuto. Quindi è entrato nelle case di tutti queste persone con disabilità sotto forma di atleti, non quindi persone che avevano una difficoltà, avevano qualcosa, ma si è visto i veri e propri atleti. Il fatto di aver raccontato le loro gesta, le loro imprese, ha fatto sì che sempre di più adesso si parla del mondo paralimpico, delle Paralimpiadi, di tutte quelle persone che grazie allo sport hanno fatto sì che insomma la vita fosse assolutamente ricca di successi e cose. E sempre di più se ne parla, ed ora siamo in un momento storico particolare anche per noi, perché le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono fondamentali, perché portano in risalto anche il nostro territorio e le nostre vallate. Quindi bisogna calcare l'onda e far sì che sempre più quelle persone, insomma, disabili possano avvicinarsi alle discipline sportive. Al termine della serata alcuni bambini ed anche i giocatori del rugby Alpago hanno potuto provare, sotto la guida di Davide e Nicolò, a giocare a rugby sulle speciali carrozzine usate dagli atleti paralimpici. Un'esperienza particolare che si è trasformata subito in una competizione per i partecipanti, una competizione fatta di fatica e divertimento nel pieno rispetto dello spirito rugbistico. Dagli incontri che fanno riflettere passiamo ora a quelli dove a farla da padrone è la spensieratezza. Restart Alpago ha fatto tappa venerdì 2 dicembre al ristorante La Cascina di Farra d'Alpago per una cena in cui il personale di servizio in sala era costituito dagli amministratori dei tre comuni della Conca. Le prenotazioni per la serata sono andate sold out in brevissimo tempo per i 200 posti disponibili. Un clima rilassato e gioioso, quello in cui i primi cittadini, gli assessori ed i consiglieri hanno accolto i commensali, mettendosi, come si usa dire, a servizio del cittadino. Sì, questa sera forse abbiamo un po' esagerato, però devo dire che è proprio una bella serata, le cose stanno andando bene, mi sembra che la gente sia anche felice, contenta di sedersi a tavola, di fare quattro chiacchiere, e quindi questo per noi è importante, è bello vedere la comunità che si ritrova e che sta insieme. Abbiamo visto che molti cittadini vi fermano, vi chiedono, sorridono, c'è allegria questa sera. C'è tanta allegria, c'è tanta voglia di stare insieme e soprattutto c'è voglia di ripartire e di rifare quello che si faceva fino a qualche tempo fa. Dico che merita di fare qualcosa per il proprio territorio, chi lo ama, perché chi lo ama lo sa servire. E un'altra volta, e ancora una volta, gli amministratori si sono messi a servizio i loro cittadini, come lo fanno le associazioni, perché questa sera parte i proventi andranno per due importanti associazioni, l'Alpago, l'Eva, i Vigili Volontari, ma poi anche tutti i nostri cittadini, mamma e papà, ogni giorno vanno a lavorare, hanno una famiglia da gestire, tutti insieme
tutti insieme, se lavoreremo così nei prossimi anni, costruiremo il nuovo domani nel nostro territorio. È importante comunque, dico sempre, riportare la gente in piazza, che si trovi in comunità, perché così facendo si allontanano malinconie e dipendenze. Il mondo deve ripartire dopo il Covid. Sì, diciamo che l'abbiamo presa un po' troppo in parola, però è una serata bellissima, con tanta partecipazione, siamo veramente contenti di servire fino all'ultimo piatto. Stare insieme, stare allegri, uscire dalle case, è una bella ripartenza. Gli amministratori si sono dimostrati dei camerieri all'altezza della situazione, riscuotendo l'apprezzamento dei cittadini e del personale del ristorante La Cascina. L'allegria e la voglia di stare assieme hanno caratterizzato una serata di cui si sentiva il bisogno dopo gli anni attraversati dalla pandemia. Secondo me la Conca, la Valbelluna, la provincia parte anche con manifestazioni leggere. Attraverso manifestazioni di questo tipo gli amministratori fanno squadra. Restart al Pago prosegue venerdì 9 dicembre alla Locanda San Martino di Chies dal Pago con una cena completamente al buio, anche questa con posti già esauriti, dove il tema della serata sarà la disabilità visiva. Il 16 dicembre chiusura della manifestazione con il concerto di Natale presso la chiesa arcipretale di Pieve dal Pago.